Ok, quest'oggi sono a Catania, è stato un viaggio abbastanza turbolento. Poche parole, si sono fatte le 6 e un quarto, siamo arrivati ora nella nostra stanza, siamo all'hotel, non mi ricordo come ve lo dico. Già dove siamo entrati, si chiama Miramare. Miramare, Hotel. l'hotel, Zona. la playa, Lidi della Esatto. Playa, Viale Kennedy, e siamo qui perché domani c'è un evento speciale bellissimo e quindi domani andremo. Però purtroppo siamo arrivati tantissimo tardi perché mi si è rotta la macchina prima di partire, esattamente un tubo del diesel, e comunque vi racconterò il resto in seguito. Prima di continuare a guardare questo video, iscriviti al canale e metti mi piace. Ricordati che puoi trovare suggerimenti su varie categorie di video che potrebbero interessarti, come ad esempio automobili, vlog, viaggi, intrattenimento e tanto altro. Ok, siamo sul lungomare Ognina. Ho preso un gelato espresso, non so perché si vede così scuro. Finalmente posso godermi la serata, quel poco che resta della serata. Questa partenza è stata troppo, troppo turbolenta, perché dovevamo partire alle 3, però poi mi si è rotta la macchina mentre stavo per partire. L'ho fatta riparare al volo, un casino, e poi siamo arrivati. Abbiamo fatto principalmente un giro in centro, prima sul lungomare e poi qui, Piazza Università, e successivamente, perché comunque sono attaccate, la Piazza del Duomo, diciamo, dove c'è il famoso simbolo di Catania, quindi l'elefante, eccolo lì, e poi di fronte c'è il Duomo. Diciamo che abbiamo mangiato qualcosina al volo, perché già si era fatto tardissimo, poi abbiamo fatto un giretto per locali, perché comunque molti locali appunto erano aperti. Oltretutto sono partito da Messina che pioveva, c'era un casino della Madonna, un tempo bruttissimo. Invece arriviamo lì e c'è un tempo bellissimo, non faceva neanche freddo. Quindi abbiamo deciso di goderci la serata fino alla fine, visto che purtroppo non ci siamo goduti il giorno. Io avrei voluto farvi fare un tour di Catania per bene durante il giorno, ma non è stato possibile. Pensavo comunque di farvelo fare il giorno successivo. Buongiorno, ieri ci siamo evitati la pioggia e un po' anche il freddo, ma oggi mi sembra di no. Dopo aver aspettato Davide che si preparasse con calma nella hall dell'albergo, tra l'altro anche carina, siamo andati a fare colazione. Buongiorno, buon weekend. Ok, abbiamo pensato di passare dalla fiera, dal mercato, ma stanno già svuotando tutto che siamo arrivati tardi. Cioè si è fatto mezzogiorno praticamente, quindi mi sa che tra poco andremo a mangiare, che poi alle 2:30 abbiamo quella cosina là che non vi ho detto. Poi finalmente siamo riusciti a trovare una parte della fiera che ancora era aperta. Quindi abbiamo fatto un giro. La fiera di Catania, che più che altro è un mercato a cielo aperto, è bellissimo. Consiglio a tutti di andare perché vendono di tutto: frutta, verdura, pesce, carne. Infatti anche Davide ha approfittato per acquistare un po' di carne. Però comunque anche tanti altri oggetti e roba varia in generale, cose molto molto interessanti. Poi, ok, dopo il mercato, altra passeggiata in centro, qua via Etnea, negozi, pranzo e poi andiamo lì. Dove andare a mangiare? Zona arancione vuol dire che purtroppo i ristoranti sono chiusi o quantomeno puoi fare solo asporto. Allora, siamo passati al KFC e abbiamo comprato un po' di pollo fritto da mangiare rigorosamente in strada. Ci siamo ridotti a mangiare pollo fritto del KFC davanti a una chiesa. È buonissimo però, il pollo fritto mi piace Squisito. particolarmente. E poi andiamo in quel posto che non vi ho ancora detto. Ok, il tempo si è messo abbastanza male e ci siamo scolati tutti. E adesso non è che spunta sempre dal nulla. E adesso stiamo per andare lì. Visto che sono arrivato, uno, scolato, due, infreddolito, tre,
Ieri ci sono stati tanti problemi con la macchina, però ce l'abbiamo fatta, sono quasi le due, siamo arrivati anche in anticipo e stiamo andando all'inaugurazione dello spaccio Life 120. Siamo stati già in TV una volta con Life 120 e quindi ora andiamo a vedere questo nuovo negozio che ha aperto. Non so se c'è anche Adriano, dovrebbe esserci. Ringraziando a Dio ho trovato il parcheggio proprio fuori dal negozio, così non mi sono scolato ancora di più. E questo è il negozio come si presenta dentro. Intanto l'ho trovato molto ordinato e il personale molto molto cortese. E c'è di tutto, c'è la carne, Life 120, una filiera di allevamenti non intensivi, quindi con carne di qualità, e poi tanti altri prodotti sempre basati sulla logica di Life 120. Sono dei gadget, ci sono gli integratori, ovviamente non possono mancare i libri con le ricerche, le ricette, il classico vivere 120 anni. Ok, e lì c'è Davide che pensa di comprare il libro. Wow! Abbiamo fatto un po' di shopping anche noi, ovviamente. Abbiamo acquistato dei prodotti, qualcosa così. E ovviamente non sono mancati dei momenti di brutte figure che io faccio praticamente sempre. Benny, come va? No, scusa, stavo facendo un video a Davide. E poi non sono mancate le foto, ovviamente con Adriano, che è stato gentilissimo e si è anche ricordato perfettamente di noi. Anche ovviamente con Benedetto, che è sempre gentilissimo e sempre disponibilissimo. Ci siamo trovati molto bene. E poi siamo dovuti partire perché c'era il diluvio universale e abbiamo avuto altri piccoli problemi con la macchina. Ok, siamo in strada verso casa, qui c'è la macchina, siamo andati al bar dove comunque ci siamo intrattenuti un altro pochino e ora siamo a metà strada circa a Santa Teresa di Riva e stiamo tornando verso casa. Purtroppo non vi ho fatto vedere quasi nulla, ma ieri siamo arrivati tardi, ci sono stati problemi con la macchina. E oggi siamo stati all'inaugurazione, niente più, perché ha fatto un diluvio universale. E mi dispiace che questo video non sia stato il top, il massimo, ma ci sono stati veramente tanti problemi. Ok, e adesso infine, prima di trarre le conclusioni di questo viaggio e di salutarci, vi lascio a questi scatti di Catania dal momento della partenza, l'albergo. Questo ad esempio è il lungomare, Ognina, poi come vi ho detto siamo andati in centro, quindi eccolo, questa è Piazza Università, sì, Piazza Università. Dopodiché camminando lungo la Via Etnea siamo arrivati verso il Duomo, Piazza Duomo, è tutto di sera perché siamo arrivati tardissimo, però vabbè, e che dire, questo è quel poco che posso farvi vedere di Catania. Una città comunque molto molto bella e quindi se vi trovate in Sicilia io vi consiglio di andare a visitarla. Ed eccoci tornati in ufficio. Allora sì, in effetti mi è molto dispiaciuto perché questo video doveva essere veramente bello, bellissimo, perché non solo l'inaugurazione dello spaccio Life 120 a Catania, evento unico, bellissimo, poi su Panzironi si può dire che ha torto, che ha ragione, che sbaglia, che non sbaglia, che è bravissimo, che non è bravissimo. Però resta il fatto che chi lo conosce personalmente sa che è una persona comunque squisita, è veramente una bella persona e si merita questo successo, a mio parere. Poi comunque ne parleremo meglio in un altro video. Il resto, sì, ci doveva essere anche una sorta di vlog di Catania, vi faccio vedere Catania, ma dovevo partire alle 3, sono partito alle 6, sono arrivato tardi, stanco, il giorno dopo ha piovuto, ha diluviato, non ho avuto modo neanche di farmi una passeggiata sul lungomare, è stato veramente un weekend un po' sfortunato, i problemi tecnici alla macchina non sono mancati, ma di questo ne parleremo in un altro video, quindi vi racconterò meglio, parleremo di questo discorso qua della macchina e parleremo di tante altre cose. Quindi mi dispiace per questo video, ma boh, ho cercato di portare sempre qualcosa. Detto ciò, che dire,
Seguitemi, iscrivetevi al canale e poi seguitemi anche su Instagram, che sicuramente ci rivedremo molto presto, penso la prossima settimana. Grazie a tutti e al prossimo video. Ciao!